Stavolta dominio in grid. Ho fatto l'ennesimo prestige, oramai ho perso il conto di quanti ne ho fatti. Sono livello 10, intanto qua uno morto e cambiamo il buon vecchio M16 con un comando. Ma c'era un tizio. Ah, ma come ha fatto a non morire? Come ha fatto? Vediamo se c'è ancora. Non c'è. No, invece c'è. Ah, niente da fare. È stato un fail. Un altro fail. Bene. Non c'è che dire. Un bel inizio. Sì. Intanto lui. Bene, oh, lui finalmente preso. Stiamo perdendo A, ma a noi non ci interessa. Tanto è un triple cap. Stanno arrivando in due. Ho sbagliato. E Afroman mi ha punito. Massimo, dovevo lanciare una flash. Vediamo se riesco a vendicarmi. Bene. Grande raffica. No, mettiamo via il lanciarazzi. Invece no. Su C una bella razzata. Esattamente in questa maniera. C'è niente di meglio per punire uno che ti ha appena catturato una flag. Ma comunque torniamo indietro, perché c'è questo che sta catturando e mi è arrivato un warning, perché non è possibile tirare i razzi addosso alla gente. Vabbè, io il mio kill l'ho fatto, quindi non ho problemi. E adesso credo che andranno a riprendersi C. Sì, infatti. Oh, arriva una granata. Sì. Bene così, bene, l'ho flashato, ok. Dovrebbe dare il tempo di mettermi in copertura. No, è sempre lì. Ah, vediamo quanto arriva. No, invece sono due. Bene. Queste due ci hanno fatto molto comodo. Raccattiamo anche bel FAMAS con mirino laser. E visto che hanno preso la bandiera, ritorneranno da lì. Ah, da sopra non ci si può mettere. E quindi li aspettiamo. Aspettiamo qui. Bene. Kill. Oh, però bello questo spot. Non l'avevo mai visto. Non ci avevo mai fatto caso. Ok. Qui nessuno. Qui dovrebbe passare uno. Eccolo, infatti. E il cobra lo mettiamo su A, ovviamente. Dietro, cercando di metterlo dietro al loro spawn. Lui. C'era uno grande last hand. Bene. Last hand ci ha salutato. Vediamo se si riesce a fare. Niente. Lui. Bene. Ma Raffia ci ha aiutato parecchio. Ma qui adesso è il tempo di FAMAS. È andata bene anche stavolta. Comunque dai, non sto giocando. Oh mamma, lui. E adesso vediamo. Grande pre-fire. Bellissimo hind di pre-fire. Non c'è che dire. Lui è con me. Ok, oh mamma, crossover. E ce la fa, grande. Grande, però poi Elector mi ha ghezzato, però. Ah, elicottero non disponibile, ok. E no, mi dimentico sempre di avere un lanciarazzi come secondaria, ma l'elicottero se n'è andato e quindi adesso gustiamoci questo hind. E siamo stati anche promossi a livello 12. Cioè, che dire, siamo partiti abbastanza bene con questo prestige. Vediamo di riuscire a fare più kill possibile. Si parte con un double, quasi un triple. Ma comunque colgo l'occasione per salutare un certo Manuel Di Fronzo, che abita in una cittadina sperduta ed impronunciabile. Un saluto a questo bravo ragazzo. E arriva intanto il primo missile, schivato ovviamente grazie alla contraerea. E nel mentre colgo ancora l'occasione per fare un altro saluto a Nicolò, che però non posso dire, tanto un triple tra l'altro, non posso dire che sia un bravo ragazzo, un bravo ragazzo, ecco, mettiamola così. Intanto, cazzo, mi sono dimenticato che il loro spawn era qua sotto, ed infatti sono stato punito, altrimenti avrei potuto fare qualche altro kill in più. Ma va bene lo stesso.
Stiamo andando bene. Qua un tipo. Eccolo. Ah, mannaggia. Mannaggia, lì avevo visto uno. Ah, non c'è più, ok. Però a parte ho già ricevuto un warning, quindi meglio cambiarlo con questo Einfield. Beh, oggi. Sì. Ora Elector con queste sue pistoline. Direi che ha quasi iniziato a rompere le palle. E nel mentre, porca puttana, lì ci stava. Sì, lì era un momento da panic knife. Che però mi è sfuggito, come spesso mi accade. E nuovamente un altro Einfield, ma stavolta con mirino laser. Beh, non c'è che dire, oggi è la giornata degli Einfield. Qui ho visto, eccolo, c'era uno. Ma no. Ma che sta facendo quel coglione? Cioè, c'è un fucile che è più grosso di lui. Vabbè. Tanto adesso stanno spawnando sulla parte aperta della mappa. Ebbene, un bel kill da lontano. Però sono su C. Oh mamma, c'è un tizio. Wow, con la flash l'ho proprio preso addosso. Vai bene, terrascia bene. E questo. Però ho vendicato il mio compare. Ah no, il mio compare è qui. Vabbè. Ok, pazienza. E il cobra nemico in avvicinamento, ce ne freghiamo perché tanto siamo dentro un palazzo alla buon vecchia finestra con la nostra raffica che stiamo aspettando che passi qualcuno. Vediamo dove sono. Porca miseria. Ah, niente da fare. Cecchino. Non sono riuscito a terminarlo. E intanto però ci guadagno un bel abbattimento di velivolo che mi aiuterà ad expare fantasma. Oh, lui. Wow, neanche il tempo di spawnare. E si è trovato in una brutta posizione. L'altro è scomparso. Intanto un bel AK-47. Da quant'è che non vedevo un AK? Beh. Da un bel pezzo. Andiamo a dare una mano al nostro amico che è morto. Oh, mamma, un po' di fortuna veloce. Oh no. No. Non credo a ciò che ho appena fatto. Cioè, nel mentre stavo saltando. Meno male la flash mi ha salvato. Perché lì stavo veramente per tirarci il calzino. E dicevo che nel mentre. Oh mamma, lui. E lui non mi ha proprio visto. Bene così. Qua sono due. Ah. E un tizio da un nome impronunciabile mi ha killato. Intanto rimettiamo il nostro cobra dall'altra parte della mappa. E niente, dicevo che mi faccio schifo da solo perché quella scena è stata veramente incredibile per me. Cioè, oddio, anche lui è stato abbastanza incredibile, ma ho accoltellato quel tizio nel mentre facevo bunny hopping. Cioè, una cosa veramente schifosa dal mio punto di vista. Però è andata a questa maniera, quindi non so. Non so cosa faccio. Ancora questo grandissimo badass con le sue pistoline. Vediamo di fargliela pagare da un bel rinterzo. Mamma, ho ittato. E non c'è nessuno. Boh, vabbè. Sta arrivando. Ah, ma niente. Riprendiamo il nostro Galil di prima. C'è un tizio, ma sarà stato ghezzato da quello. E lui in lontananza. Niente, un epic fail, ma la partita si conclude qui. 200 a 133. E 48 morti. Cioè 48 uccisioni, 9 morti. Una cattura, una difesa, direi che assolutamente non mi posso lamentare.